Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buongiorno a tutti. Abbiamo concluso il video precedente dicendo appunto che Kierkegaard aveva avuto alcune polemiche non indifferenti che gli avevano anche minato la salute e la vita, evidentemente, che egli concepiva come qualcosa di dominato in modo ineluttabile da un destino che era appunto sempre opprimente e sempre cupo. E abbiamo anche citato quale esempio di evoluzione successiva della fase esistenzialista della sua filosofia, un aspetto artistico che viene ben radicalizzato e anche incarnato dal pittore Edvard Munch, autore del famoso dipinto L'Urlo, che sicuramente tutti voi ricorderete. E tra l'altro, i due non si conobbero perché Munch è di molto posteriore rispetto a Kierkegaard, nacque infatti nel 1863 e morì nel 1944, ma in un qualche modo tra i due ci fu un filo rosso che li legò, in quanto Munch elesse Kierkegaard quale suo filosofo preferito, proprio d'elezione. E indubbiamente c'è da dire che lo stesso Kierkegaard avrebbe molto ammirato la pittura, molto esistenzialista, per così dire, di Munch, perché è la rappresentazione proprio plastica di ciò che egli invece intendeva affermare con il pensiero. Ecco, quindi diciamo che Munch fin dalla giovinezza proprio respira quella cultura esistenzialistica del primo Novecento che trova proprio le sue radici nella riflessione del pensatore danese Søren Kierkegaard. Quindi è senz'altro indicativo ricordare che la ricerca filosofica dell'uno e la creazione artistica dell'altro siano entrambe la risposta a un'esistenza comunque dolorosa, vissuta come un segno misterioso di un tragico destino. Se da una parte, nelle pagine del suo diario, Kierkegaard parla di un grande terremoto che ha sconvolto la sua esistenza e di un castigo di Dio che si è abbattuto su di lui e su tutta la sua famiglia e sulle loro anime, ecco che dall'altra Munch ricorda anche, citiamo proprio le sue parole, la mia arte ha le sue radici nelle riflessioni sul perché non sono uguale agli altri, sul perché ci fu una maledizione sulla mia culla, sul perché sono stato gettato nel mondo senza poter scegliere. Le parole in questo caso sono davvero dei macigni. Ci sono comunque anche altri importanti punti di contatto che non esauriremo soltanto qui, ma anche successivamente. Ci permettiamo soltanto di dire che emergono appunto questi particolari punti di contatto in alcune delle opere di Munch, che sembrano proprio essere le trascrizioni pittoriche delle penetranti analisi che noi troviamo dell'angoscia e della disperazione svolte da Kierkegaard nel suo Il concetto dell'angoscia e nella malattia mortale, dove evidentemente si fa riferimento a un certo tipo di disagio psicologico, se non addirittura psichico. Ma come avevamo detto, ci soffermiamo ora più ancora che non sul pensiero stesso, sulla parte biobibliografica e quindi sulla storicizzazione della vita di Kierkegaard. Ecco, allora dobbiamo intanto capire che egli si inserisce in un periodo storico molto particolare, che è quello della prima metà perché muore nel 1855, della prima metà sostanzialmente del 1800. E questi riferimenti sono sempre molto importanti a livello storico, perché ci dicono esattamente in che periodo gli autori hanno agito e soprattutto con chi si trovavano a condividere la propria esistenza storica. Alle volte si trovano a condividere la propria esistenza storica anche persone che non si conoscono, non si sono conosciute, non hanno avuto nessun riferimento. Tanto per dirne una, l'altro giorno abbiamo ricordato Santa Bernadette, che nacque nel 1844, guarda caso proprio l'anno in cui nacque anche il filosofo Nietzsche, che nulla ha a che spartire con Bernadette, e Nietzsche poi morirà nel 1900. Comunque, vediamo adesso di storicizzare Kierkegaard. Allora, Kierkegaard, abbiamo detto, nasce nel 1813. Che cosa succede prima? Beh, prima a livello storico abbiamo nel 1804 Napoleone imperatore, poi nel 1806 Francesco I che proclama l'impero d'Austria. Nel 1800 avevamo avuto Schelling con il suo sistema dell'idealismo trascendentale. Poi nel 1814
Kierkegaard è veramente molto piccolo. Abbiamo Napoleone in esilio sull'isola d'Elba. Nel 1813 nasce appunto il nostro protagonista. Ma nel 1817 abbiamo un certo signor Hegel che pubblica l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, e poi nel 1818-19 un altro certo signor Schopenhauer, che non era certo tanto amico di Hegel, anzi tutt'altro, che pubblica Il mondo come volontà e rappresentazione, niente poco di meno che. Ma nel 1816 avevamo avuto Canova che realizzava le Tre Grazie, così come invece in ambito musicale Rossini che componeva Il barbiere di Siviglia. Nel 1818 infine Friedrich Caspar dipinge Il viandante sul mare di nebbia, quel famoso dipinto per cui vediamo un uomo che osserva con le onde fluttuanti che gli sono proprio di fronte, il paesaggio che gli si staglia e sembra davvero un paesaggio che quasi incombe su di lui. Ecco. Procediamo di qua. Nel 1820 a livello storico abbiamo i primi moti liberali a Cadice in Spagna, ma nel 21 muore Napoleone e nel 22 la Grecia inizia la guerra di indipendenza dai turchi. Poi nel 1824 Beethoven compone la Nona Sinfonia, per non parlare del 1827, perché abbiamo le leggi di Ohm sulla elettricità, ma contemporaneamente in ambito letterario, udite udite, abbiamo Leopardi che compone le operette morali e Manzoni che pubblica I Promessi Sposi. Così come nel 1830 abbiamo i moti rivoluzionari a Parigi, nel 1834 Mazzini che fonda la Giovane Europa, nel 1830 avevamo avuto un certo Comte che aveva pubblicato il suo corso di filosofia positiva, perlomeno il volume primo, e poi nel 1830 Stendhal che aveva pubblicato Il rosso e il nero, e nel 1831 nuovamente Leopardi con i suoi canti, e poi ancora nel 1835 Daguerre che scopre il procedimento fotografico, Puschkin che pubblica La figlia del capitano, nel 36, nel 37 in Inghilterra sarà al trono la regina Vittoria, quindi entriamo nella piena epoca vittoriana. Questo non è un particolare insignificante anche per quanto riguarda tutto il discorso dell'importanza delle colonie europee nei vari paesi del mondo e quindi anche un certo tipo di economia capitalistico-mercantile che si va a strutturare sempre di più in ambito socio-economico. Così come nel 1838 abbiamo la composizione da parte di Dickens, che abbiamo ricordato qualche video fa, quando eravamo sotto Natale, per aver scritto Oliver Twist. Bene, poi nel 1840 ritorniamo a Kierkegaard, che si laurea in teologia e si fidanza con Regina Olsen ed entra nel seminario anche protestante. Nel 1841 rompe il fidanzamento di punto in bianco, come abbiamo detto, va a Berlino per ascoltare le lezioni di Schelling e questa sarà una delle pochissime trasferte che farà fuori dalla sua Danimarca. Nel 1842 è deluso di Schelling, come abbiamo detto, e rientra a Copenaghen. Nel 1841 avevamo avuto anche un certo Feuerbach che aveva pubblicato L'essenza del cristianesimo e di qui in poi davvero è tutta una serie di avvenimenti importanti a livello storico, letterario e filosofici. Perché? Perché abbiamo nel 1843 Kierkegaard che pubblica Aut Aut, Timore e Tremore. Poi abbiamo Dumas che pubblica nel 1844 I Tre Moschettieri. E poi abbiamo nel 1845 Allan Poe che pubblica Il Corvo. Nel 1846 abbiamo Marx ed Engels che pubblicano L'ideologia tedesca. E poi sempre nel 1848 Marx ed Engels che pubblicano Il manifesto del Partito Comunista. Sono anni davvero molto conflittuali questi, anni di rivoluzioni e anni di moti quindi rivoluzionari e anche anni di guerre e anni di colonialismo. Sono anni in cui le armi tuonano davvero troppo, come sempre capita quando si parla della storia. E così nel 1848 abbiamo la guerra tra la Prussia e la Danimarca per il possesso dei ducati dello Schleswig e dell'Holstein. E nel 1848-49 abbiamo i moti rivoluzionari in molti paesi europei, quindi davvero quella miccia che si era accesa, che abbiamo anticipato qualche istante fa, era ormai praticamente deflagrata un po' in tutta Europa e anche oltre. Nel 1849 egli pubblica La malattia mortale, quindi
quel testo che faceva riferimento chiaramente già a un certo disagio psicologico e psichico, quindi un antesignano, possiamo dire, anche dello studio di determinati processi psichici della persona. Nel 1850 abbiamo il Trattato di Berlino tra la Prussia e la Danimarca, e alla Danimarca vanno i ducati che erano stati contesi nella guerra. Poi nel 1850 abbiamo di nuovo Dickens che pubblica il suo David Copperfield, nel 1851 abbiamo Foucault che dimostra il moto di rotazione della Terra e nel 1852 Napoleone III che proclama il secondo impero francese, con tutta anche la problematica all'interno invece della nostra penisola che stava cercando, e di lì a poco sarebbe avvenuta la riunificazione d'Italia, ma c'era già Cavour che era molto impegnato, infatti riferendoci a Napoleone III ci riferiamo anche a tutti i contatti che Napoleone III e Cavour ebbero e soprattutto ai contatti che Napoleone III ebbe con i consiglieri di Camillo Cavour, ovvero Isacco Arton e Costantino Nigra, di cui abbiamo parlato in alcuni video un bel po' di tempo fa. Nel 1855 Kierkegaard muore a Copenaghen e nel 1859, quindi poco postumo, Darwin pubblica L'origine delle specie attraverso la selezione naturale. Ora, ricordiamo per questi minuti che ancora ci mancano per poter concludere questo video, che ecco alcune caratteristiche delle opere di Kierkegaard. Le opere di Kierkegaard non possono certo essere ridotte a un momento della polemica contro l'idealismo romantico o contro l'idealismo hegeliano, però molti dei suoi temi si pongono in precisa antitesi rispetto ai temi dell'idealismo concepito appunto in questo modo. Dalla difesa della singolarità dell'uomo contro l'universalità dello spirito alla rivalutazione dell'esistenza concreta contro la ragione astratta, delle alternative inconciliabili contro la sintesi conciliatrice della dialettica, della libertà come possibilità contro la libertà come necessità e infine della stessa categoria di possibilità in quanto tale. Insomma, tutto ci riconduce al fatto che la vita è qualcosa che l'uomo si gioca apertamente su un campo del quale è lui artefice delle proprie scelte, è lui che si costruisce il destino, anche se in un qualche modo è il destino che gli pone di fronte determinati bivi o trivi che possono essere. Si tratta quindi di punti che sono davvero fondamentali della filosofia di Kierkegaard, che nel loro insieme costituiscono una via radicalmente diversa rispetto a quelle su cui l'idealismo romantico aveva indirizzato tutta la filosofia europea precedente. Però questa alternativa rimane praticamente inoperante e inoperosa, diciamo così, nel pensiero dell'Ottocento, per cominciare ad acquistare risonanza solo alla fine del Novecento, dapprima nel pensiero teologico addirittura, dopo, successivamente, nel pensiero filosofico. E nei prossimi video vedremo proprio il carattere paralizzante del possibile e tutte le altre evoluzioni del pensiero di Kierkegaard. Qui ci limitiamo in questo video ancora a fare una sorta di mappatura molto scheletrica, molto sunteggiata di quel che vedremo, ovvero il fatto che la filosofia di Kierkegaard tende a comprendere l'esistenza umana come possibilità e scelta soggettiva, individuale, è nello stesso tempo la possibilità di chiarire le varie possibilità che si offrono all'uomo. E la filosofia di Kierkegaard tende anche a indicare nella fede l'unica via di salvezza. Ecco, questo è importante sottolineare, la fede, la religiosità sarà l'ultima e unica via di salvezza. Peraltro le possibili forme dell'esistenza sono infatti la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa, a seconda di quale inclinazione si vuole dare alla propria esistenza, ma la vita religiosa è certamente la scelta assoluta, quella più completa, quella più globalizzante, l'abbandono totale a Dio. E quindi l'esistenza umana è possibilità infinita che genera vertigine e smarrimento per le infinite possibilità, angoscia per il rapporto dell'io con il mondo e anche disperazione, ovvero quella malattia mortale nel rapporto dell'io con se stesso. E allora qual è l'unica soluzione, dirà Kierkegaard, ma lo vedremo le prossime volte, è la scelta assoluta, quella radicale, dall'abbandono totale a Dio a costo di infrangere perfino la morale stessa. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Grazie, arrivederci a presto.